Mi sto finendo il cappuccino che mi ero fatta questa mattina. Benissimo. Allora, questo è un video super breve dove ti farò solo vedere delle immagini. Sono andata a fare un lunch, un Sunday roast con una mia carissima amica canadese prima di Natale, il 19 se non sbaglio. Siamo andati in questo pub molto carino che ti straconsiglio se capiti a Richmond. È appena esci dalla stazione, giri a destra ed è veramente a 2 minuti a piedi scarsi. È veramente molto carino, molto tradizionale, tutto addobbato per Natale, eccetera. Ma il pranzo è stato fantastico, nel senso l'ottima qualità, il personale era bravissimo, gentilissimo. Quindi è un video molto breve dove ti faccio vedere solo questo Sunday roast che abbiamo mangiato lì. Io ho preso la versione proprio più tipica, quindi col beef, col di manzo, diciamo. La mia amica invece ha preso la versione di tacchino, con quindi il tacchino ripieno, la slice di tacchino ripieno, eccetera. E tutto sotto c'erano queste verdure, come da tradizione, la mia tosse, e queste verdure come da tradizione, e lo Yorkshire pudding era massive, era veramente enorme, buonissimo, e la gravy era al punto giusto, né troppo runny, né troppo thick, molto molto buona. Quindi ci siamo trovate benissimo. I prezzi sono assolutamente nella media. I prezzi di un Sunday roast possono andare da un 14 a un 25, una cosa del genere. Abbiamo pagato il piatto del Sunday roast, mi sembra che il suo costava 18 e il mio costava 20, più tutto il resto, abbiamo bevuto ovviamente, eccetera. Però è un localino che ti consiglio se sei nella zona di Richmond, te lo consiglio anche per andare al pub a bere qualcosa. Ripeto, il personale è stato estremamente carino. Noi abbiamo, diciamo che non era la nostra prima scelta, in realtà abbiamo inizialmente prenotato da un'altra parte, ma per via di voci, di non lo so, per il fatto, ci sono un sacco di cose che stavano andando in giro in quel periodo, alcuni posti decidevano, nonostante le restrizioni non ci sono, di chiudere l'hospitality, alcune cucine chiudevano, quindi per due volte c'è stata cancellata una prenotazione da due altre parti, al che io quasi per caso ho detto andiamo lì, basta, mi sono stufata di cercare, andiamo lì. E devo dire che senza ricerca ho azzeccato un posto veramente carino. Non mi ricordo neanche se ti ho già detto come si chiama The Orange Tree, è anche un hotel, anzi ti consiglio, se stai guardando questo video, pensi di venire a dormire a Londra, di venire a visitare Londra, guarda il sito di questo pub, ti lascio il link qua sotto, perché anche delle camere sopra che sono uno splendore, perché io ho visto le foto, ho detto io quasi quasi, nonostante vivo a Londra, io un weekend in una di queste camere me lo farei volentieri. Poi al mattino scendi, la sera ti fai un'altra cena così, e insomma sarebbe un bel weekend da passare. Quelli le chiamano staycation, no? Quando hai un tempo di vacanza, ma in realtà stai nella tua città e stai in vacanza nella tua città. Quindi non sarebbe una bruttissima staycation per Londra. Quindi ti lascio queste immagini, e se hai qualche posto da consigliarmi, a me fa sempre piacere, metto in lista, così la prossima volta avrò tanti altri posti dove poter andare. Però mi piaceva darti questo consiglio e farti vedere un ottimo, ottimo di qualità Sunday roast a Richmond. I like this thing. The bag. This is amazing. Thank you. Turn no worries. Song. And it comes with a cream and a sword. I'm gonna save the other one for the tree. My pretend.
Se non l'hai ancora fatto, ti chiedo magari se ti va di iscriverti al canale, di lasciarmi un bel like e un commento, che a me fa sempre estremamente piacere. Con i commenti e con i likes soprattutto io vado avanti, sono quelli che piacciono tanto all'algoritmo di YouTube e che mi permettono di poter fare tanti altri video. Quindi ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, una buona serata, quello che vuoi.